Beneteau Swift Troller 47 completa la gamma offerta dal cantiere francese in questo settore di imbarcazioni. 14 metri di lunghezza, all'interno tre cabine, una armatoriale, una doppia e una matrimoniale. Una barca fatta per vivere molto all'aria aperta, che supera anche alcuni concetti tipici dei troller. Questa barca può navigare a bassa velocità in dislocamento, grazie alla potenza installata può superare la velocità critica e arrivare a 27 nodi. Troller è un modo di andare per mare. Barche destinate all'oceano, masconi di prua importanti, carene protettive. Troller è anche un mondo scoperto o riscoperto dai velisti. C'è la possibilità di portarsi a bordo qualche dinghy e adesso con l'esplosione delle piccole barche foiling, chissà, magari anche una di quelle. Il progetto interno ed esterno è di Pierangelo Andreani, che ha firmato molte cose, tra cui la Maserati Biturbo. Poi è passato nel 2005 al gruppo Beneteau. Le caratteristiche tecniche precise: è lungo 14 metri e 74, largo 4,42, a vuoto il dislocamento è di 12.685 kg. Lo scafo è stampato per infusione di resina poliestere con controstampi interni e molte parti in sandwich. Il portellone di poppa è diviso in tre pezzi che scompaiono all'interno di questa parete. In questo modo l'apertura è veramente ampia. Una delle dotazioni del Troller 47 è la plancetta abbattibile. Questo serve ad arrivare vicini sotto a bordo con il tender, posizionarlo sulle selle e alzarlo senza fatica. È un troller che si rispetti al posto di pilotaggio interno. Un sedile anche per due, ma quello che conta è che è posizionato a centro barca, da qui si ha una visione a 360 gradi di quello che sta attorno, si possono chiudere tutte le porte, navigare anche con cattivo tempo usando un po' di elettronica. Una grande porta laterale consente al timoniere di uscire in coperta per le manovre. Cabina armatoriale di prua, una cabina comoda, si può accedere al letto anche dal fianco senza disturbare il compagno, doccia separata, WC e lavabo da questa parte, armadi per i vestiti. Una cabina a letti separati su una barca di questo tipo non guasta. Possono esserci ospiti, amici dello stesso sesso, persone che comunque vogliono dormire sole. E sulle barche moderne purtroppo quasi sempre si trovano solo letti matrimoniali. Ragazzi, eccoci qua, siamo in pieno oceano e il mare non è per niente leggero. Devo andare molto piano, essere molto accorto nel salire e scendere dalle onde. I motori di questo 47 piedi sono due Cummins diesel da 6,7 litri da 425 cavalli. Trasmissioni in linea d'asse, la soluzione migliore per una barca di questo tipo. Ecco, sto cercando di prendere le onde un po' al mascone, non esattamente di prua,
mi sembra che sia un po' meglio. Ho bisogno d'aiuto qua, ragazzi. Maurizio, Maurizio, vieni un po' a farmi le manette, perché qui la situazione si fa difficile. Beh, hai scelto la giornata giusta per provare insomma, almeno, un troller. Almeno è un andare un po' da velisti questo qui, eh? È un andare da velisti, guardare ma... il mare. Sì, è vero, però possiamo anche far vedere come tutto sommato in barca basta non preoccuparsi, basta trovare la velocità giusta per ogni situazione e poi si va. Anche questo troller se la sta cavando benissimo, nonostante qui le onde siano infernali. Un po' per l'altezza, un po' per la frequenza, guarda come sono ripide. Sai cosa ti dico? Mi sembra quasi l'onda adriatica. Quando la bora soffia e diventa un'ondina verticale tremenda, non tanto alta, ma verticale. Beh, qui siamo a Miami, queste sono le onde dell'oceano mosse da un bel vento, 25-30 nodi ho stimato. Comunque io mi sto divertendo, sai Maurizio? Beh, lo dici è a me. È sempre il mare. E il mare poi più è difficile e più ti mette alla prova. Devo dire che non ci sono molte barche oggi fuori, hai notato? Posso prendere le manette? Sì, certo, okay. Vai tu. Dammi un po' di timone a dritta. Vediamo cosa succede mettendola un po' in difficoltà. Adesso siamo sui 10 nodi, 8 nodi, 10 nodi. Guarda le onde, riesci a tenerle giù la prua, hai visto? Cioè, si schizza il parabrezza, d'accordo. Però il prendisole è ancora asciutto, vuoi andare a prendere un po' di sole? Non direi no. Quali sono le cose importanti da fare in queste condizioni, in queste situazioni per non causare alcun tipo di pericolo all'equipaggio, al comandante? E bisogna essere soprattutto calmi, individuare quelli che hai a bordo che sono magari più sensibili, più nervosi, farli sedere comodi, magari che prendano anche un po' di vento in faccia, però che siano vivi. Certo, invece per quanto riguarda l'imbarcazione, oblò, portelli, tutto deve essere chiuso, perché fino a quando l'acqua non finisce dentro, in sentina, nella sala motori, si va, si naviga. Ok, adesso io invertirei la rotta. Andiamo. Da che parte? Ormai siamo già quasi al traverso. Ok. Facciamo la capriola. Dai, va bene. Aspettiamo un po'. Questa contiamo è bella alta, le onde. Contiamo le onde. Ok. Forse qua, eh. Dai. Vai, ti do gas, Molto bene, Antonio. Avremmo anche potuto correre in barca insieme, tu al timone e io alle manette. Sarebbe stato divertente. Ok. Da questa parte è molto più easy, eh? Mare in poppa, alle volte è ancora più difficile, questa barca invece lo tiene molto bene. Siamo a 15 nodi, motori 2100 giri minuto. Prova a tenere il timone fermo, dritto, e io do ancora un po' di gas. Sai come sono? Giù la manetta. Guarda, 20 nodi con questo mare. Meraviglioso. Te la senti bene nel timone? Sì, okay. Sì, risponde, sì. Ok. 21 nodi, 22 nodi. Da non credere, eh? Vai, bravo, bravo, bravo Tonio, così. Una manetta indietro, una avanti, tolgo, ecco, perfetto. Ah, è stabilissima, dai. La siamo cavata molto bene. Andiamo alle Bermuda. Grazie Maurizio per l'aiuto, è stato bello navigare insieme, come sempre. Ti lascio al comando, alla prossima.